Le mie intenzioni, troppo forte doveva essere l'ultimo film con un carattere, con un personaggio, cioè far ridere col carattere per l'ultima volta, perché poi dopo troppo forte ci sarebbe stato io e mia sorella, poi ci sarebbe stato compagni di scuola, poi saremmo andati verso maledetto giorno che ho incontrato, al lupo, perdiamoci di vista, quindi film dove non ci sono i personaggi, ci sono delle storie, ok? Però volevo divertirmi un'ultima volta perché pensavo che non l'avrei fatti più, però non sapevo che poi avrei trovato la forza e il coraggio di fare ancora Viaggi di nozze, di rifare Gallo Cedrone e di chiudere in bellezza con Grande, grosso e perdone, che per me Grande, grosso e perdone, soprattutto per quel che riguarda il secondo e terzo episodio, quello con Claudio Aggerini, a livello di recitazione rimane, per quel che riguarda i caratteri, forse la migliore cosa che ho fatto, per i tempi, per le pause, per il duetto tra me e lei, tra me e mio figlio. Quindi questo film doveva essere l'ultimo, e allora quando lo dissi a Sergio Leone, che lui volle produrre questo film, lui disse: ma come inizia sto film? Io ci avevo pensato il giorno prima, e allora gli mimai un po' quello che poteva fare questa specie di bullo di Oscar Pettinari con un flipper. E allora lui disse: già inizia così, già è bello trascinante. E poi che succede? Sergio, poi dobbiamo scriverlo. Tant'è che nella sceneggiatura c'è anche Sergio Leone, oltre che Rodolfo Sonego, anche se poi, diciamo la verità, le battute so di Carlo Verdone perché si sente, però un po' la struttura scaletta, ci ha partecipato Leone e ci ha partecipato Sonego, due pezzi da 90 del cinema. Il film inizialmente non doveva essere interpretato da Alberto Sordi, ma non perché non volesse Alberto Sordi, poi qualcuno poi si diverte a fare delle polemiche, nessuna polemica. Io avevo ingaggiato il povero Leopoldo Trieste, grandissimo attore, Oscecco Bianco faceva il marito, ha fatto Vitelloni, il padrino. Per me era l'ideale. Poi all'ultimo minuto io non ho ben capito cosa è successo. Il produttore esecutivo, che era Augusto Caminito, disse: no, sto film lo vuole fare Alberto Sordi. E io dissi: figurati, io dico, sono felicissimo, però io ho già preso contatti con Leopoldo Trieste. No, ma che vuoi mettere Trieste con Leone? L'ho pensato il soggetto tutto per Leopoldo Trieste, adesso mi tocca cambiare qualche cosa. O chiami Leopoldo Trieste e dico: ma gli darò un dolore della Madonna, dico, poverino, era un coprotagonista. Alla fine però è sempre Sordi, quindi di fronte a Sordi uno si inchina. Chiamai il povero Leopoldo Trieste, che manca poco che viene infarto, e gli dissi: Leopoldo, abbi pazienza, ma Sordi ci tiene moltissimo, mi ricordo che fu una telefonata più imbarazzante, più di che raro. E alla fine Trieste, con molta tristezza, mi salutò e disse: speriamo che ci sia un'altra occasione.